Nella giornata di giovedì sono venuti alla luce ben 7 nuovi Pokémon che saranno presenti in Pokémon Sole e Pokémon Luna. E riguardandoli a mente fredda, quello che mi ha colpito di più è stato Drampa, il Pokémon di tipo drago normale. Grazie anche ad alcuni commenti sotto il video dell'altro ieri, e tra l'altro vi ringrazio per l'incredibile attività sotto quella news, ho sviluppato una teoria secondo la quale Drampa non sarebbe nient'altro che l'evoluzione di Dunsparce, il Pokémon di seconda generazione. La prima cosa a colpire fortemente è stata il tipo, ossia drago normale, una combinazione inedita e che condivide con Dunsparce metà del typing, cioè quello di tipo normale. Ma ovviamente non è tutto. Tra i due infatti ci sono molte somiglianze. La colorazione innanzitutto. Drampa presenta quasi tutti i colori di Dunsparce, dall'azzurrino del suo corpo fino al giallo posto a mo' di sopracciglio, senza contare il bianco, presente in Dunsparce sotto forma di piccole alette e riproposto in Drampa con dei folti piumeggi ai lati del suo corpo, sulla coda e su quelli che potremmo definire dei capelli. Anche i loro nomi sono per certi versi simili. Entrambi contengono infatti la sillaba PA, che nel nome Drampa viene preceduta dall'abbreviazione del termine inglese Dragon. Infine, fatto ancora più curioso, Dunsparce è ispirato al Tsuchinoko, un serpente mitologico giapponese, mentre Drampa sembra essere a tutti gli effetti uno di quei dragoni appartenenti anch'essi alla cultura del paese del Sollevante. Due Pokémon così simili di aspetto, tipo, provenienza, culturale ed etimologia? Poca fantasia o qualcosa di più? Niente signori, io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, ditemi nei commenti che cosa ne pensate di questa mia teoria, se pensate che sia plausibile, se avete trovato degli argomenti a favore, contro, insomma un po' di tutto. Se non l'avete ancora fatto, passate dai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.